Nei due video sul matrimonio di Cesare e sull'ostinazione degli Elvezzi abbiamo incontrato una costruzione che nella lingua latina è utilizzata nella narrazione, il cum narrativum. Essa è in sostanza una subordinata introdotta dalla congiunzione cum che regge una forma verbale al modo congiuntivo. Un cum che certamente potremo tradurre con l'italiano quando, ma non sempre e non sistematicamente. Facciamo qualche esempio per chiarirci le idee. Cesare sta aspettando la sposa sulla soglia di casa. Cornelia sta arrivando. Iam venit Cornelia, dice un amico di Cesare. Cum flammeum et faces procul prospiciam, perché riesco a vedere il velo e le fiaccole da lontano. Abbiamo tradotto cum con poiché, non con quando, perché a suggerirlo è il contesto. Il cum narrativum può avere dunque valore causale, ma non solo. Consideriamo quest'altro esempio. Cesare è perplesso sull'intervento di Dumnorige, capo degli Edui, a favore degli Elvezzi. Ma, come gli riferisce Labieno, le cose stanno così. Cum Dumnorix a Sequanis impetravisset, dopo che Dumnorige aveva chiesto ai Sequani ne itinere Elvezios proiberent, che non impedissero agli Elvezzi il passaggio, questi, senza far danni e offese, cominciarono a passare nel territorio dei Sequani. Qui abbiamo tradotto cum con dopo che, con una locuzione che funge da congiunzione temporale subordinante. Quindi, in questo specifico caso, il cum ha valore temporale, introduce cioè una subordinata temporale.